a differenza degli altri ospiti che hanno preceduto. Grazie, sì, ma ci siamo. Addirittura. Vabbè, fin troppo. Non ho una lettura da proporre, bensì un intervento critico, una riflessione, dal momento che comunque si cerca di fare il punto su alcuni aspetti della poesia, che è derivata da questa riflessione, da alcuni studi che sto facendo ultimamente, e credo che sia importante sollevare questo sasso, questo problema in questa sede, quantomeno, visto che ci sono molti lettori, molti poeti e molti critici. Allora, prima, discutendo con qualcuno, è emerso questo come titolo dell'intervento, ossia il problema della lirica, e uno giustamente subito mi dice: ma tu sei un classicista, ci credo che hai il problema della lirica, perché la letteratura classica ovviamente ritiene che sia l'epica il genere più alto e importante. Allora, premetto immediatamente che questo breve discorso, che per l'appunto deve durare 10 minuti e me lo devo segnare, non ha a che fare con niente che riguardi il classicismo, tutt'altro. Vorrebbe essere una riflessione sul problema della critica in relazione a quello che è stato detto due secondi fa, cioè al fatto che noi viviamo in un'era che è fondata sul digitale. Più che non è vero, se c'era già una ok. Che è fondata sul digitale. Questo tipo di società, questo tipo di meccanismo influisce a livello profondo sulla comunicazione, che è uno, anzi se non il senso più alto di ciò che è la poesia in generale. Credo dunque che sia utile per noi poeti, per i critici, per i lettori, riflettere su questo punto. La comunicazione digitale è una comunicazione che credo tutti presenti in sala hanno più o meno in mente, sanno cosa vuol dire comunicare attraverso una chat, un social network, un messaggio, no? Il medium, il comunicativo digitale, è un medium sempre presente, è un medium assolutamente non duraturo, esiste solo nel momento in cui noi lo produciamo, e produce una quantità di dati assolutamente di scarso rilievo. Questo discorso genera, unitamente all'idea della rete, l'idea dell'internet, la pretesa di una falsa realtà totalmente comprensibile. Noi crediamo che in Google esistano, dove la poesia arriva, noi crediamo che in Google esistano tutte le risposte, no? La sintesi di una realtà efficacemente consultabile. Non è così. Il medium digitale è un medium additivo e quindi un medium frammentario. Ora, il malessere dilagante fra molta poesia giovane, io ho 26 anni, quindi parlo soprattutto per i miei coetanei, per me, per i ragazzi a cui insegno a scuola, l'approccio tremendo che si ha alla poesia è identificare la poesia con la lirica. Perché molta poesia giovanile è solo lirica, perché non prospetta altro tipo di narrazione. Quindi sono convinto che, visto che l'età media è più alta della mia, sia interessante e utile riflettere su questo aspetto, ossia la mancanza della narrazione, che nel senso più ampio della narrazione storica, della narrazione sociale, della narrazione collettiva, del noi, non dell'io, diciamolo così, questa grande mancanza all'interno della poesia di oggi. Non sto dicendo che questa cosa non esiste, per favore non cominciamo a dire ah, ma c'è chi, penso all'esperienza di Frungillo, penso a Ogni cinque bracciate, questo libro, questo poema molto bello, penso al romanzo in versi di Targhetta, esistono delle forme narrative, ma voglio dire che il modello proposto colpevolmente, magari anche inconsciamente, dal modello educativo, è l'identificazione della poesia con la lirica. Questo toglie assolutamente valore a ciò che è la poesia nel senso più ampio del termine, ed è colpevolmente aiutato da tutto quello che ho appena introdotto riguardo al discorso sul digitale. Ecco.
ossia la frammentazione che noi vediamo nella lirica, la soggettività che noi vediamo nella lirica, l'ansia di sfogo che questi giovani poeti, mi limito ai giovani per non andare oltre perché bisognerebbe fare un lavoro più capillare nel vedere chi lo fa e chi non lo fa, è la stessa ansia narcisistica che si ha nel fare un post su Facebook, che si ha nel mostrarsi ossessivamente attraverso il contatto digitale. Mi sento un po' come Nanni Moretti a Piazza Navona in questo momento, ma è molto divertente. E quindi credo che la riflessione sulla possibilità di narrare il proprio tempo attraverso tematiche che riguardino l'io, che riguardino noi e non l'io, scusatemi, e forme, la forma poematica, la forma lunga, una forma sintetica, complessa, che sia capace, in quel punto dico sintetica, intendo capace di elaborare un pensiero sintetico, non un pensiero frammentario, che derivi da questo tipo di cosa, credo che siano una sfida che la poesia può lanciare razionalmente a questo tempo, perché mi si viene a dire facilmente, beh, ma il ruolo del racconto se l'è preso per l'appunto la narrativa nel Novecento, giusto? Il romanzo è il grande momento in cui riusciamo a cogliere i tagli che l'autore vuole dare sulla realtà. Bene, io credo che dire questo sia accettare un'implicita sconfitta nella poesia che non dovrebbe esserci, perché la poesia non nasce così, o perlomeno nasce anche così. Attenzione, io non sto assolutamente criticando la lirica di per sé, è giusto che ci sia ed è giusto che conviva con altri generi, sto criticando la degenerazione a livello, soprattutto ripeto, giovanile, l'identificazione tra lirica e poesia in assoluto, che è sbagliato. Dunque credo che i poeti, per la comunità, vogliamo chiamarla così, noi qui, quelli fuori, quelli a casa, quelli che ci seguono, che ci seguiranno, che ci hanno seguito, se vogliono davvero lanciare una sfida a questo tempo, davvero dimostrare il loro peso all'interno di questo mondo, di questa società, debbano provare a cimentarsi in questa sorta di narrazione. Non sto dicendo che bisogna tornare a fare i poemi epici, sia chiaro, non voglio fare un discorso assolutamente non anacronistico, non è questa la mia intenzione. Dico solo che troppo poco spesso si riflette sull'intenzionalità delle cose che scriviamo. E ripeto, sto parlando soprattutto per la mia generazione e per i ragazzi più piccoli di me, a cui io, per esempio, insegno, vedo quello che succede in una classe. Quindi credo, ripeto ancora, che se vogliamo assumere, e credo che dovremmo farlo, un peso, perché discorso poeta e scrittore, ne parlavamo con Battisti laggiù, non tiene, perché uno è poeta e scrittore, cioè non va bene solo dire poeta, bisogna nobilitarlo con altre diciture, con altre etichette, perché poeta non è un'etichetta sufficiente a decretare un peso sociale. Allora io credo che questa potrebbe essere una strada interessante da percorrere, che alcuni stanno già percorrendo, ripeto, ma che la stragrande maggioranza, soprattutto della poesia giovane, non fa. E se i giovani sono i poeti di domani, credo debbano essere spronati a questo discorso. Perciò tentare di andare contro questa logica dell'accumulo, del dato, perché il dato è un qualcosa di sempre e solo frammentario. Ripeto ancora, i social, qualunque cosa, qualunque medium digitale comunicativo non racconta mai, conta. Digitale deriva da digitus, cioè il dito serviva a contare le misure, no? Nell'antichità il metro, il dattilo. Vedo Giulian Zara, uno che è molto esperto di metrica, ecco. Dunque credo che l'idea di evitare questo accumulo che genera solo frammentarietà mai sintetizzabile sia una sfida interessante per riuscire a uscire da una sorta di sordità che affligge questo mondo, chiamiamolo così, questa parte della letteratura, ecco. Sono molto convinto che la poesia abbia un forte ruolo sociale e che in realtà in questo momento non ce l'abbia molto anche per queste colpe qua. Scusatemi, questo discorso è fatto a braccio, non ho avuto il tempo di scriverlo, di stenderlo, ma comunque volevo lanciare questo sasso, questa riflessione, e quindi insomma invitare ognuno di noi, me in primo luogo, che infatti non sono venuto qua a leggervi delle mie poesie proprio per evitare anche di contraddirmi e non ho intenzione di farlo,
di chiederci, o giustamente quando stendiamo un verso, quando stendiamo un'opera, quando vogliamo andare da un editore e proporre qualche libro, vedo Rizzatello, chiederci quanto ha senso fare questo non per me, ma per la poesia, per la comunità poetica, per il discorso poetico. Allora io credo, mi ci metto dentro in primo luogo, che molte delle cose che vengono scritte sono scritte davvero per noi, anche se è una bruttissima cosa da dire, perché c'è anche gente che ci poeti che si cimentano nella scrittura, ci sono dei buonissimi lirici che fanno di questo la loro bandiera e tutto va bene. Io credo che però in questo profluvio vedevo che Enzo ha scritto in uno dei punti di riflessione proprio l'abbondanza, no? L'abbondanza di poesia, di parole che genera confusione, ecco. Credo che la narrativa, l'idea di narrare una storia, di raccontare in poesia, non solo in questa dannata prosa che fa andare i grandi scrittori, i grandi con le virgolette, al Salone del Libro strapagati e lascia la poesia in una piccola aula a raccontarsela tra sé e sé. Credo che questa sia una delle grandi sfide, non l'unica certo, ma senz'altro una grande direttrice da poter percorrere a cavallo della storia che è nostra e che facciamo noi. Quindi grazie a tutti. Il titolo di questa serata, di questa giornata, è Fare il punto e battere il tempo. Ecco, io direi che Alessandro rientra naturalmente in quella che è, in quello che è il primo enunciato di questa doppia classificazione di questa giornata, quello di fare il punto. Ecco, io chiederei molto semplicemente se qualcuno ha qualcosa da dire, riferito ovviamente a quello che è stato l'intervento di Alessandro, e se fosse possibile anche instaurare un minimo di confronto e di dibattito. Vedo una prima persona. Mario, puoi dare il radiomicrofono, per favore? Io non ho bisogno. No, noi sì, però. Ma io parlo come col microfono. Vorrei chiederti, perché aver paura di contraddirsi? Un poeta non è multidimensionale. No, certo, su questo sono d'accordo assolutamente. Io ritenevo, siccome non ho, sto lavorando ad esempio un'opera personale da questo punto di vista, un poema in effetti, non è ancora pronto, non vedevo la motivazione di portare qua un'opera incompleta, né di portare qui liriche che a volte scrivo così perché escono, come dici tu, nella contraddizione umana, ma che io non ritengo parte della mia, tra virgolettissime, opera poetica, tutto qua, perché non mi interessa presentare me stesso attraverso quelle cose lì, quindi questo è il discorso. Un'altra cosa, per favore, io si vede l'età che ho, certo. Più o meno. Ho cominciato a scrivere poesie forse 4 anni fa. Mm-hmm. Posso essere considerato un poeta giovane? Ma di solito si dice che i poeti giovani siano quelli sotto i 60 anni, quindi... Sopra? Sotto i 60 anni, quindi... Okay, ho capito. Ci sei? Sonia? No. A occhio croce siamo quasi tutti siamo giovani. E il microfono? Adolescente. No, l'intervento che volevo fare da questo punto di vista è bisogna capire, io sono assolutamente d'accordo sulla necessità di non identificare la poesia in assoluto con un genere, con un sottogenere che la riguardi, perché questo è in realtà il discorso. Io sono contro i generi letterari come definizione stringente e costringente in assoluto. Il problema è, secondo me, che bisogna fare un'ulteriore distinzione fra, bisogna capire innanzitutto se tu parli dal punto di vista della pura forma o del contenuto, perché a un certo punto mi è sembrato che l'argomento shiftasse dalla forma verso il contenuto, nel senso che a un certo punto hai parlato di poesia, tra virgolette, diciamo, io l'ho decodificata così, impegnata o civile, no? Nel senso che quello comunque è il contenuto, dunque bisognerebbe fare una distinzione estetica. Io ho dei paletti estetici, certo, abbastanza ben definiti. Per quanto mi riguarda, il contenuto di una poesia può essere qualsiasi cosa, e il vero distinguo, ciò che distingue la poesia
dalla prosa e da qualsiasi altra forma di narrazione in senso lietardiano, direi, non letterario, è la forma. La poesia è essenzialmente forma. Allora, se la forma del poematica che tu citavi prima, se il poematico, se la dimensione del poematico è interpretato dal punto di vista della forma, sono assolutamente d'accordo. Dal punto di vista del contenuto, il discorso, secondo me, non ho ben capito che senso possa avere, perché ripeto, la forma è ciò che distingue la poesia, il contenuto può essere qualsiasi cosa. È un principio estetico fondante questo, per cui ed è lo stesso errore che fanno quelli che identificano la poesia con la lirica, perché la lirica viene identificata perché parla d'amore, perché parla del soggettivo. E quello è il contenuto. Ma la lirica è una forma prima di essere un contenuto. Allora, la lirica è una forma prima di essere un contenuto, esattamente, però la lirica è innegabile che abbia a che fare con l'affermazione del soggetto poetante, prima di tutto. Facendo un passo indietro, perché non è questo quello su cui ti volevo rispondere, è che a mio parere il discorso da portare avanti è duplice sia sulla forma che sulla tematica, perché sono strettamente legate dal punto di vista che stavo esponendo io, a loro danno forma e tematica, perché la forma lirica, come la intendi tu, non come dicevano, no? Come la intendi tu, in questo momento è il veicolo dell'affermazione del soggetto e di questa violenza narcisistica su se stessi e di questo sfogo che i poeti, giovani ripeto, soprattutto loro, ma non solo loro, ostinatamente continuano a fare, ok, a danno di qualunque altro tipo di tematica e soprattutto essendo l'emblema concretizzato di ciò che è, ti ripeto, il narcisismo digitale, perché nei giovani questa cosa combacia perfettamente. Questo è un problema di sociologia della letteratura, però in sé per sé è quello che io chiamo tendenzialmente la malattia dell'epiconismo, perché se tu pensi che la morte del soggetto è da Roland Barthes, che è stata tematizzata, voglio dire, dagli anni 60, da Mocche che dovevamo stare oltre, insomma, no? Però, esatto, però il discorso è, dopo la lirica, invece viene da dire, no, ancora la lirica, io continuo a dire questa cosa, cioè, dovremmo essere dopo, ma non ci siamo, quindi non ci siamo. Viene da chiedersi, allora, dove siamo? Perché se dovremmo essere dopo e non ci siamo, io ti dico una soluzione che personalmente mi impegno a portare avanti e a vedere come una delle soluzioni, non l'unica, è proprio quella di cambiare, oltre la tematica, che deve essere secondo me non solo una tematica, lascia perdere la politica, non voglio parlare di quelli di officina, voglio parlare di raccontare il proprio tempo in qualunque modo, ok? Ma deve essere anche, a mio avviso, un provare a cimentarsi con una forma narrativa, con una forma più lunga, con una forma poematica, con una forma... che l'altro giorno sono andato a sentire la presentazione di Luca Mozzacchiodi, che è un autore della mia età, uno dei pochi che appunto la pensa come me, e lui ha scritto un libro che sono 8 poemetti, composto da 8 poemetti, conformemente con quanto stiamo dicendo, cioè, capisco. Voglio dire, non sono neanche l'unico a dire questa cosa, ok? Semplicemente la sto strutturando le mie teorie. Quindi credo che il lavoro da fare diventi duplice nella duplice maniera in cui forma e tema in questo specifico caso si legano, capito? Tutto qua.